Allora, con tutto il rispetto per quello che stanno facendo Bissolo e Sicurì, secondo me se quest'anno il premio velista dell'anno non lo danno alla persona che vedete qui davanti a voi è uno scandalo. Lorenzo Bressani, detto Rufo, superstar delle barche a formula, degli One Design, decide un anno fa di darsi alle classi olimpiche con una super prodiera, Giovanna Micol, un'idea grandiosa, sei assolutamente il mio idolo. Complimenti solo per averlo pensato, la tua è la decisione migliore presa nella vela italiana negli ultimi 12 mesi, secondo me. Bravo Rufo. Beh, grazie, immaginavo quando mi è venuta questa idea, immaginavo che uno come te l'avrebbe apprezzata perché ti conosco, ma a parte questo, diciamo, un'idea che viene un po' della mia indole, io ho uno spirito competitivo irrefrenabile. E poi tu vieni da qua, giusto? Io vengo da qua, realmente l'ho fatto sì fino a 20 anni, 22 anni, poi problemi come sempre di budget mi hanno bloccato la carriera, sono andato, grazie a Dio c'è anche la vela d'altura che ci dà da mangiare, ci dà comunque una marea di soddisfazioni e mi ha dato grandi soddisfazioni per 20 anni. Però il richiamo poi, dalla foresta, che cos'è? Il richiamo dalla foresta, la vera competizione resta la classe olimpica, su un barco tutto uguali, c'è il vero sport realmente qui, perché ci devi mettere un po' dentro anche di fisico. Probabilmente forse il fisico un po' meno, ma l'esperienza conta, per cui non riuscivo a non provare ancora una volta, visto che ho 40 anni, potrebbe essere anzi sicuramente l'ultima volta che ho una possibilità come questa, questo Nacra 17, una barca super divertente. Eh sì, scusa se ti interrompo, perché c'è da dire che chi non giovanissimo decide di arrivare alle classi olimpiche, di solito si sceglie una barca tranquilla, come una volta poteva essere nell'ambito delle classi olimpiche più o meno la Star. Tu hai scelto un cavallo imbizzarrito. Beh, realmente sarebbe stato, se ci fosse ancora la Star, perché con l'esperienza che ho probabilmente sarei riuscito ad arrivare prima a un buon livello, essendo una barca a chiglia, con le volanti, fioco, una randa che fa 4 anni di bolina, non 12, non salta sulle onde, cose del genere. Diciamo, qui realmente è proprio un altro mondo, e a parte il trapezio che si usa praticamente sempre, cosa che io non ho mai fatto in vita mia, quindi quello è stato il primo step difficile da superare, riuscire a timonare una barca da peso a il trapezio invece che quel sedere seduto sullo scafo, quello è stato un po' un trauma, specie di poppa. Dove si fa la differenza, perché ho visto anche proprio con Vittorio che quando mi concentro al 1000%, qualche pezzo come lui di bolina riesco a farlo, di poppa realmente. Ecco, com'è il mito di Vittorio in poppa? Facciamo una brevissima parentesi parlando di Bissaro e Sicurì. In poppa più veloce al mondo, con vento fortissimo, giusto? Con vento fortissimo devi metterci dentro anche la quantità di rischio che vuoi prendere. Io mi sono già fatto male ieri, mi sono strappato un muscolo, è stato fermo un mese, qui abbiamo appena finito l'europeo, più o meno una volta al giorno andavo in un'ambulanza con gente con legamento strappato, ginocchia rotta, per cui la barca di poppa è veramente rischiosa. Quindi realmente se rischi tanto cammini, se vuoi rischiare un po' meno e portare la pellaccia a casa vai un po' meno, però finisci la regata. Ma Vittorio, a parte la bravura quando ci sono 30 nodi di poppa, è proprio molto sensibile. Questi giorni qua finalmente sono riuscito a vedere un po' da vicino, conosce in anticipo cosa farà la barca, è probabilmente l'unico tra di noi, per cui anticipo il timone, le rosate, le poggiate, si aiuta un po' con la randa e queste due cose che così sembrano molto semplici da fare, da dire, ma da fare sono veramente complicate, permettono sì che su questa barca ci sia un gap di metri enorme, cosa che magari su monotipo a chiglia il bravissimo e quello un po' meno bravo si può misurare in 2-3 distanze in una poppa, qui si prendono 10-15 lunghezze in mezzo miglio, per cui la differenza è lo scuola. Il momento più duro in questi mesi, quando sei andato vicinissimo a pensare ma chi cavolo me l'ha fatto fare? Probabilmente non ci ho mai pensato, sono sempre... Che bello sentirtelo dire. Non sono mai tornato indietro, mi diverto sempre. Ho avuto un po' di sconforto quando mi sono fatto male la gamba, perché i medici mi hanno detto di stare 2 mesi fermo, che voleva dire praticamente finire l'operazione. Già sono partito tardi, già alla mia età, già non sono mai andato in catamarano, mi mancava di star fermo 2 mesi, per cui ho detto duretta. Poi realmente ho fatto un po' di terapie intensive, sono andato a Bologna in quel centro isokinetic, una cosa del genere, 10 giorni, mi ha curato molto bene. Realmente dopo un mese sono riuscito a tornare in barca e
e diciamo è passata in maniera meno dolorosa di quello che si pensava. E poi a chi la prima soddisfazione? Chi la prima soddisfazione, il risultato insperato, ovviamente non c'era a livello della World Cup, però insomma prima volta di una medal race, prima volta un podio, ho dato, non dico filo da torcere, ma insomma ho visto Vittorio Bissaro finalmente da vicino, che ragazzo invece che solo sul piazzale, per cui sono riuscito a virare sulle vele due volte, per cui quelle sono quelle piccole soddisfazioni che ti fanno vedere che stai migliorando. Senti, la speranza che il tuo possa essere un esempio, banalizzo, ce la facciamo a portare Vascotto da queste parti? Che è un tuo grande amico, uno che viene come te dalle classi olimpiche, uno come te che a un certo punto si è distratto, potrebbe avere un ripensamento simile al tuo, cosa vi ti dice quando vi incontrate? Beh, che sei pazzo? Sì, bravo, che sono mezzo pazzo, però secondo me mi apprezza, lui veramente è probabilmente più bravo di me in tante cose, specie con le public relations armatorie. Questo è sicuro. È bravissimo in barca e negli ultimi due anni sta avendo dei risultati top, perché l'ho visto anche regattare gli ultimi 2-3 mesi sul Major 32 e non ne sbaglia una, per cui tanto di cappello è sempre dalla parte giusta. Però la sensazione che la prossima che vedete su una spiaggia caraibica, quelle bellissime regate di barche grandi dove se ci sono due hobbycat sulla spiaggia, mi sa che non ti sfida più adesso. No, non mi sfida più, no, infatti dice, vai, divertiti, io resto qua e buona fortuna. No, non ha questo spirito mio, ma insomma siamo fatti, pur facendo lo stesso sport siamo abbastanza diversi caratterialmente. Lui, ripeto, lo apprezzo tantissimo, perché è velista top, velista imprenditore, perché realmente ha fatto tante operazioni alla nautica e non è che aspetta la chiamata dall'armatore, gli piace sbizzarrirsi in barche, società, quindi molto apprezzabile. Io quelle cose le ho fatte un po', non mi danno grandi soddisfazioni, a me, ripeto, mi piace competere qua in questo ambiente. E poi non hai chiuso completamente qualche regata esterna? No, riuscito faccio, a fare. Anzi, la prossima settimana vado a Kiel di nuovo con Alberto Rossi, con il TPC Montaduce Mondiale IMS, dove si spera di far bene, è una super organizzazione, Alberto è bravissimo al timone, poi faccio il Mondiale Major 32, due regate a San Francisco, poi il Major 20, quindi diciamo alterno le due classi, chiaramente. Alla fine dell'anno vai più in barca quest'anno? Sì, quest'anno è top, penso che sono 8-9 mesi che non vado a casa, per cui non so, penso prima o dopo esploderò, spero dopo il Mondiale di Santander di Nacra. Senti, è impensabile raggiungere Bissaro più sicuri prima del 2016, cioè prima delle Olimpiadi? Quest'anno è impensabile, voglio lavorare bene quest'inverno, devo cercare di allenarmi con gente che va doppio di me per capire, rubare con l'occhio quello che fanno e sperare di avvicinarmi. Comunque ripeto, anche se non mi avvicinerò mai, sono sicuro comunque già ora di divertirmi e di non aver fatto una scelta sbagliata. Sensazioni, velocità piena in poppa al trapezio, paura proprio, perché sei col piede nella strap a 20 nodi con una barca che non è nata benissimo, perché ovviamente è l'unica barca al mondo che ha il fly, ha le derive per far fly solo davanti e non ha il fly sul timone, per cui io dico come un ciao senza il freno dietro, cercare di fare le impennate prima o dopo vai a schienata, questa è un po' la sensazione dell'oggetto. E tutti i catamarani che vediamo che fanno fly, ha il fly davanti e dietro. Questa. E qui gli manca un pezzetto dietro, per cui intanto parte e adesso pian piano stiamo cercando di capire, di anticipare queste impennate improvvise che poi veramente ti fanno perdere del tempo e ti fai male, e stiamo riuscendo a farlo, veramente con Per di Vittorio quello è bravissimo, perché riesce a un passetto avanti, un passetto indietro, volando un centimetro di randa, la tiene in fly 4-5 secondi e la prende chilometri. Fantastico. E com'è andare in barca con una donna? Qui c'è l'obbligo ovviamente dell'equipaggio misto, è una novità ovviamente non solo per te, per tutti quanti. Che... Ma io ero quello, forse era un po' la cosa scettica, forse un po' da maschilista, non ho mai amato le donne a bordo, ne ho avuto tante, nei Major spesso nei J realmente la prodiera, completare, sì. Esatto, per completare il peso ci vuole una donna da 50 kg, ne ho trovate sempre molto brave, però mai in ruoli fondamentali, qui è di bolina, è l'80% di stare a barca, perché tiene la randa in mano, cui decide lei quando far alzare lo scafo, quando far abbassare, io meno lavoro col timone, meglio è, qui la velocità di bolina la fa lei, di poppa, il genacre in mano, in manovra, tira su e giù lo spi, fa le derive, fa il canning, realmente io sono il timone,
fatica zero, ci vuole una super donna, una super prodiera a prua, e ho fatto bene a aspettare Giovanna perché ha un'esperienza mostruosa nelle calci olimpiche, lavora sulla barca 100 volte meglio di me perché sa fare le piombe, sa misurare, sa farmi le cose che io non ho la più pallida idea, e per cui non ha, o con lei o con nessun'altra, questo è proprio il concetto base che pensavo prima di iniziare, pensavo fosse così, adesso che l'ho vissuta è così, punto, o con lei o niente. Ruffo, sono davvero contento di questa conversazione, ti faccio davvero i miei più grandi complimenti, spero che il tuo sia un esempio seguito da tante altre persone, è davvero bravissimo, e ci vediamo a Santander. Grazie Ruffo, grazie. Ciao, mille. Grazie.